Anche l'Università di Camerino ha aderito il 15 marzo alla giornata nazionale del fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Allora vi proponiamo questo video. No, non lo sappiamo. No. In realtà non ho mai sentita. Sì. 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 Assolutamente sì, una giornata molto importante, di grande riflessione. 15 marzo discutiamo tutti insieme. Beh, sicuramente faccio di tutto per cercare di inserire i vari alimenti, i giusti alimenti all'interno della mia alimentazione. Sono totalmente sbagliato e non ho niente per migliorarlo e dovrei iniziare, diciamo, a mangiare un po' più sano, ecco. Veramente si potrebbe fare qualcosa per migliorarlo. Sì, perché facendo questo corso di studi comunque ho preso molti consigli generali, nutrizionali. Penso di sì, cercando di seguire comunque le corrette linee guida dell'alimentazione. Sì, cerco di seguire le linee guida, visto che le presentiamo ai nostri studenti e pretendiamo che le conoscano bene. Il passaggio dalla teoria alla pratica qualche volta mette un po' in difficoltà, però fondamentalmente seguo la stagionalità, i prodotti locali. Vorrei che fosse corretto, purtroppo non lo è a causa del lavoro. Sta migliorando sempre di più, da un po' di tempo ho ricominciato a fare sport e una maggiore attenzione all'alimentazione. Beh, la prima cosa che mi viene in mente da dire è di parlarne, perché comunque sia qualsiasi problema una persona abbia, la principale cosa è parlarne. Vorrei dire un'altra cosa, che mangiare è bellissimo e farlo in maniera sana ed equilibrata ancora meglio. Sicuramente di prenderne coscienza, penso sia la cosa più importante. Comunque stare tranquilla e non preoccuparsi e non avere paura, però ad impegnarsi per risolvere la situazione. Sarebbe meglio parlarne con una persona di competenza. Di rivolgersi comunque a delle persone di competenza per cercare comunque di superare questi problemi. Non tenerti mai niente dentro, ma cerca di parlarne. Parlane, individua soprattutto le persone giuste con cui parlarne, perché la soluzione a questo problema è data da una multidisciplinarità di interventi, quindi cerca un nutrizionista, uno psicologo, qualcuno che possa aiutarti a non tenerti tutto dentro. È cercare di superarli condividendo il problema con persone che sono in grado di fornire delle soluzioni. Che nella vita tutti i problemi si possono risolvere, naturalmente non da soli, bisogna affidarsi a persone che fanno questo di mestiere. Fiorellini. E serenità. Vivacità. Fiore. Amicizia. Sensibilità. Allegria. Abbraccio. Claudia. Michela. Istituto Tecnico e Mattei di Recanati. Istituto Tecnico Agrario di Macerata. Davide Fava, il liceo scientifico medi di Senigallia. Alice Quintavalle, studentessa Unicam, Biological Sciences del corso di Nutrition and Functional Food. Flavia Albertini, studentessa Unicam del corso di Nutrition and Functional Food. Giorgia Vici, dottoranda Unicam in Nutricam Food Lab. Valeria Polsonetti, ricercatore Unicam. Claudio. Flavio Corradini, rettore dell'Università di Camerino.